peccato. Hai una grande responsabilità. E nell'ultima esterna non ti sei comportato molto bene. Michele? Regia, per favore. Michele, vieni alla festa. No, alla mia festa. Ma scherzi, verrà alla mia festa. Illusa, Michele verrà alla mia festa. Vero, Michele? E invece, cos'è successo? È successo che è andato a giocare a pallone con i tuoi amici. Ma io dico, ma ti sembra una cosa bella? Eh già, perché il signorino non ci pensa neanche, è vero? Tutti uguali voi bambini. Benvenuti al TG Time, primo notiziario in grado di viaggiare nel tempo. Oggi siamo a Napoli, nel 1848, dove il nostro inviato è sulle tracce di una poco conosciuta patriota del Risorgimento italiano. Antonietta De Pace. Alessandro, ci sei? Ecco, direttore, ci troviamo, come potete vedere, a Napoli. La città è tutta sotto sopra, insomma, è tutto un 48. Alessandro, per favore, non diciamo sciocchezze. Hai trovato la De Pace? Sì, direttore, non è stato facile, ma eccola che arriva. Signori De Pace, mi scusi. Come? Chi sei? Chi è questa De Pace? Signora, non faccia finta con noi. Noi sappiamo tutto, noi siamo la TV. Eh? La televisione. Ma lei non può ancora saperlo, non l'hanno ancora inventata. Ma che diavoleria è questa? Su, su, da brava, che dobbiamo lasciare spazio alla pubblicità e non abbiamo tempo da perdere noi. E io invece sì. Da brava, guardi in camera che parte la sua scheda. Antonietta De Pace nasce a Gallipoli nel 1818. Sin dall'adolescenza si batte per i diritti dei più poveri, delle donne sole e dei bambini indifesi. Studia legge per combattere la miseria morale ed economica della società. Dalla Puglia si trasferisce a Napoli, dove, con poche altre donne, entra a far parte del gruppo patriottico meridionale. Nel 1848 è sulle barricate travestite da uomo per sfuggire agli arresti. Ma ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità! Sei stanca di tutte quelle ore passate sui banchi? Tutta quella brutta polvere di gesso ti rovina le mani? Le lezioni sottraggono tempo prezioso al tuo shopping, fitness, social networking. Ma oggi tutto questo è passato. Oggi c'è Scuola Più, il prestigioso istituto di formazione espressa, che con la sua straordinaria formula 18 in 1 ti consentirà di diventare in un attimo da così a così, e puoi scegliere tra tutte le professioni che vuoi, perché tanto con Scuola Più oggi studiare non serve più. Ma eccoci ancora in studio, colleghiamoci ancora con Alessandro. Eccomi, direttore, siamo nel 1855, in una cella di un solo metro quadro del carcere dell'Udienza a Lecce, dove ormai Antonietta è rinchiusa da 15 giorni. Antonietta, come mai ti trovi qui? Avevo cercato di nascondermi, avevo anche cambiato nome, mi facevo chiamare Emilia Sforza Loredano, tenevo i contatti tra i mezzignani di Puglia e quelli delle altre regioni italiane, per cospirare contro i Borboni. E pensate che Antonietta resterà in carcere per altri 2 anni e subirà ben 46 udienze. E poi sarà scarcerata, evitando la pena di morte per un soffio. Ma non diciamoglielo per non rovinargli la sorpresa. Bravo Alessandro, cinismo e determinazione sono le doti dell'inviato perfetto. Ma ora un attimo di pubblicità. Ancora... Questa non è un'operazione come tutte le altre. Gli acari sono spietati e potrebbero attaccare da un momento all'altro. Te la senti di fare questo per il distretto di pulizia? Sì, signore! Il mio è un compito sporco, ma qualcuno deve pur farlo. E io sono la migliore. Sei armata? Sì, signore! E allora coraggio! Domani questa città sarà più pulita. Sì! Distretto di pulizia, prossimamente su questi teleschermi. Meglio Antonietta, va.
non riusciamo a vedere bene. Ma Antonietta di Pace era al fianco di Garibaldi un istante fa. Che emozione, direttore. Scusate, siamo nel 1860. Se per favore dalla regia mi mandate avanti di 2 anni, vi faccio vedere una cosa. Siamo nello studio di Garibaldi, che sta scrivendo una lettera ad Antonietta di Pace. Fate piano, che se si accorge di noi... Grazie a voi, grazie alle nobili vostre amiche. Degno del vostro cuore è il generoso sussidio mandato ai miei compagni. Voi donne, interpreti della divinità presso l'uomo, molto già avete fatto per l'Italia. Molto ancora dovete operare per l'avvenire. Molto confido nelle donne di Napoli. Vi accludo rispettosi ed affettuosi saluti. È con questo documento, che attesta il ruolo fondamentale che Antonietta di Pace ebbe nel Risorgimento italiano, concludo il mio servizio. A lei, direttore. Anch'io voglio diventare... Insomma, non so bene, ma voglio essere come Antonietta. Bene, cari telespettatori, siamo raggiunti alla rubrica Uno sguardo al futuro, per vedere cosa ne sarà di alcuni semplici telespettatori presi a caso. Oggi con chi siamo, Alessandro? Sì, direttore, siamo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, e abbiamo con noi Valentina, una giovane ma importante giurista che, pensi un po', viene dalla Puglia. Valentina, come mai hai scelto di prendere questa strada nella tua vita? Beh, tutto è iniziato quasi per caso. Alle elementari stavo guardando la TV e ho visto, proprio in questo vostro programma, pensi un po' che coincidenza, un bellissimo documentario su una patriota della mia stessa regione, Antonietta de Pace. Lei aveva avuto una vita molto avventurosa, ma sempre con un obiettivo chiaro, lottare per i più deboli. Ed era una donna speciale, non si arrendeva mai. Interessante, ci dica di più. Allora, Antonietta de Pace nasce a Gallipoli nel 1818. È una bambina diversa dalle altre, perché fin dai 13 anni...